cosa, Salvatore. E con cosa potremmo un video del che possiamo trovare su YouTube riguardante il movimento libertario, per esempio? Qualcosa. Vai, se lui c'ha il suo canale. Cioè, canale che spieghi cos'è il movimento libertario. Mm. Come si chiama il canale? Credo che sia Leonardo Falco. Mi pare. Un editore. Sono tutti video, produce già da 3 anni. Qualche video significativo, sono tutti più o meno mirati su temi, però alcuni sono più comprensivi, diciamo. Uno degli ultimi. Questo qui, prendiamo l'ultimo su Bossi. Aspetta, video più comprensivo. Online lo stato è morto è molto significativo, perché riprendeva stralci di quella conversazione che avevamo con lui sulla libertà in rete, eccetera, eccetera. Allora, vediamo questo. Aspetta un attimo solo, perché Leonardo. Perché la rete fa paura, bellissima, già mi piace. Sì, sì. Allora, mettiamo così. Poi vediamo anche di trovare il modo di leggere quello che si dice in chat, per non perdere... Non perdere un po' lo stream, diciamo. Claudio Scaldaferri ci sta seguendo. Marco Marchese ha chiesto a Claudio se ci stava seguendo. Claudio ha risposto sì. Ha seguito. Claudio Scaldaferri risponde bene, è molto promettente questo numero. Questo certo. Numero zero, sì. Ok, allora partiamo con questo video di Leonardo Falco. Uno degli ultimi. Facciamo uno degli ultimi. Online lo Stato è morto. Perché la rete funziona così bene? La rete funziona così bene per il semplice fatto che ad oggi, nonostante tutti i tentativi che sono stati intentati da parte della classe politica, specialmente in questi ultimi anni, la rete, il web, continua a godere di una totale anarchia. In fondo, mi è capitato di sottolinearlo altre volte, il web, soprattutto da quando è nato Web 2.0 e ancora di più per quello che succederà, è il prototipo di una società libertaria. C'è una società nella quale, grazie a delle regole, perché le regole ci sono in rete, ma sono regole condivise, sono regole che ci fanno rispettare attraverso gruppi, attraverso la famosa netiquette. Attraverso tutte queste regole, insomma, la rete è uno straordinario prototipo di quello che dovrebbe essere la società del futuro di domani, cioè una società libera nella quale una persona aderisce ad alcuni gruppi piuttosto che altri gruppi, come se questi gruppi fossero delle nazioni, delle comunità, perché in quei gruppi ci sta bene. Da quei gruppi, nel momento in cui va in disaccordo, prende e se ne va via. Nella rete si possono conoscere persone, si può discutere con loro. Insomma, è fantastico. La tecnologia da questo punto di vista è importante, però la rete, tutto sommato, benché continui ad avanzare dal punto di vista dello share, dal punto di vista dell'attrazione nei confronti di tantissime persone, rimane un oggetto completamente oscuro per una fascia di età che va, ad esempio, al di sopra degli over 50. Certo, ci sono persone, diciamo, informatizzate, educate all'informatica o comunque a queste nuove tecnologie. Io stesso, che ho quasi 50 anni, in fondo mi posso reputare un analfabeto informatico. Il fatto che sappia usare il computer, scriversi, eccetera, non significa che abbia quella dimestichezza che mi permette, ad esempio, di realizzare, che ne so, un web. Oppure di utilizzare determinati linguaggi, determinati codici che nella rete, con la rete possono esprimere le proprie. Però la rete è quel mezzo, strumento che dà la possibilità a tutti quanti noi di esistere. Un po' forse per alcuni aspetti ricorda la famosa fase di ruolo, la rete ti garantisce 15 minuti di notorietà, cosa che non è la televisione, ma è la televisione. Ciò che fa è usare, esprimere dei personaggi inventati ad hoc che poi tanti via, gente senza arte ne parte. Nella rete c'è gente senza arte ne parte, ma c'è tantissima gente invece con enormi capacità, con tantissime idee, con voglia di divulgare.
capace di fare informazione. Ad esempio, pur non condividendo quasi nulla di quello che lui dice quasi nulla, io credo che il premio rischia di vinto il mio amico Blu, che gli è stato consegnato la scorsa settimana, appunto, è un premio interessante, perché BioBlu è uno che, seppur avendo conoscenze di informatica, si è messo però non da giornalista professionista a fare l'informatore e ha sciorinato delle inchieste molto interessanti, molto belle. La tecnologia è meravigliosa, permette questa tecnologia l'interattività. L'interattività che è sia la possibilità di dialogare che anche però la possibilità di escludere. Perché a me capita su YouTube, dove ovviamente a fronte di molti dei miei videogiornali nei quali dico molto spesso cose scomode, perché anche nella rete purtroppo si riflette la società italiana, dove c'è un tipo di cultura, che è una cultura che ha forti radici nella sinistra, nel collettivismo, nella rete ritroviamo ancora in maggioranza quel mondo. E allora quando qualcuno magari scrive degli insulti assurdi e per i quali non voglio nemmeno io di insultare, con un bottone clic lo escludo. Questo sparisce, se ne va via. È meravigliosa la rete, è meravigliosa questa tecnologia. Una tecnologia che comunque non rende l'uomo schiavo, non rende l'individuo schiavo, perché sei tu individuo che decidi quanto usarla e come farne uso. Sei tu che decidi se starci nella rete o se non starci nella rete. Poi è vero, io sono arrivato al punto da non avere assolutamente necessità né della TV né tantomeno dei giornali cartacei, ma di non poter fare a meno di informarmi attraverso la rete, dove poi tu tra l'altro ti crei il tuo giornale preferito andando a pizzicare notizie qua e là. È meravigliosa questa tecnologia. E anche qui, fino ad oggi, la bellezza sta nel fatto che non esiste censura. Eventualmente le falsità vengono scoperte all'interno della rete da altre persone. E quando uno diventa un mentitore, nella rete rimarrà per sempre un mentitore, rimarrà per sempre un cialtrone. Altri invece, che magari espongono idee molto difficili, nel tempo e col tempo, nella rete troveranno enormi soddisfazioni. Oggi ho voluto parlare del web perché io credo che senza web molte piccole aziende come ad esempio la Leonardo Facco Editore non esisterebbero. Grazie alla rete nel 1995, quando è nata una piccola ditta individuale, ho cominciato a vendere libri. Utilizzando la rete ho continuato a vendere libri e oggi con la rete comunque riesco a portare a casa, senza un solo euro di soldi pubblici, di contributi pubblici, il pane per mangiare sia io che la mia famiglia. Viva il web, viva 1999, Fuga dallo Stato. Questo è uno dei primi libri che ho pubblicato. Un libro in cui appunto si prefigura la rete come società libertaria. In questo libro si raccontano alcuni esperimenti di città private intentate sul web come la Sefer City. In questo libro si parla appunto di come lo Stato oggi, dal punto di vista filosofico, ideologico e anche tecnologico, è sicuramente uno strumento superato. Certo, manca ancora una vera fisicità del web, però attraverso l'esercizio della libertà in rete, un giorno, sono sicuro, noi dello Stato ci libereremo. Ecco, pronto? Molto interessante, Salvatore, cosa ne dici? Sì, assolutamente. Direi che riassume in pochi minuti, condensa, no, una delle ragioni sociali del libertà, della filosofia libertaria, anche se l'aggettivo sociale ovviamente insomma viene visto sempre con un pizzico di diffidenza, no, da chi proclama la libertà individuale come il principale, diciamo, di, ok, allora principale. Chiamiamo Leonardo un attimo, vediamo se abbiamo subito il collegamento.
Attimo di suspense. Pronto? Pronto. Ciao Leonardo, come va? Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Ciao, stavolta passi tu dalla parte dell'intervistato, insomma. Se ci manda il video, Leonardo, ci puoi mandare il video? Sì, sto collegandolo. Oh, perfetto. C'è? Perfetto. Ok, perfetto. Allora, ok, adesso zoomiamo un attimo e poi... Io intanto verifico che l'audio e il video siano a posto. Allora, c'è luce? Sì. Ok. Perfetto, direi che ci siamo, no? Sì. Ok, posso partire? Allora, Leonardo, innanzitutto ciao, saluti dallo staff di TV Radicale, da me e da Roberto. Noi abbiamo deciso di aprire questo tuo intervento mostrando uno dei tuoi ultimi video, no? Quello sulla... che è un manifesto, diciamo, no? Essenzialmente condensa, appunto, come dicevo prima, una delle ragioni sociali del libertarismo, no? Il rispetto assoluto per la libertà individuale che si esprime al giorno d'oggi, viene veicolato soprattutto nella rete, in internet, insomma, anche perché i media ufficiali, come tu ben sai, hanno una conduzione piramidale, nel senso che o ti adegui alla minestra che ti viene ammannita, altrimenti non hai nessuna voce in capitolo, nessuna possibilità di interagire. Quindi quale migliore veicolo per la libertà individuale che la rete, diciamo, di cui tu hai giustamente tessuto l'elogio. Dunque, Leonardo, io ti lascio qualche minuto per presentare innanzitutto te e la tua attività di editore e quella del Movimento Libertario, di cui ricordo tu sei l'amministratore delegato. Quindi ti lascio la parola per qualche minuto, poi magari faremo qualche domanda, insomma. Ok? A te la parola. Va bene, ti ringrazio molto. Dunque, per quello che riguarda la mia attività di editore, è un'attività che ormai ha tre lustri alle spalle. Ho iniziato per caso, il momento in cui ho iniziato a fare l'editore è coinciso con la mia conoscenza col libertarismo. Con alcuni giovani molto promettenti, interessanti, in gamba, delle casse. Parte dei quali oggi diciamo lavora nel mondo dell'IDL, che avevano non soltanto idee buonissime, erano soltanto delle persone, degli intellettuali eccelsi, ma non trovavano spazi. E quindi con me hanno cominciato a pubblicare una serie di libri che avevano attinenza con libertarismo. Perciò tutta la prima fase di approccio al libertarismo che ho fatto è legata alla mia attività di editore, così almeno per 10 anni. Sì, esattamente 10 anni, perché poi l'attività di editore, che ovviamente continua, oggi è legata tra l'altro al movimento libertario, è un'attività che mi ha permesso di continuare a studiare e ad approfondire il libertarismo, cosa che faccio quotidianamente. Ma poi, soprattutto, essendo io non un intellettuale, massimo comunicatore, nel momento in cui decido di mettere in pratica delle idee, faccio il politico, la mia idea di libertarismo è applicare tante cose che si studiano, perché come diceva Gandhi, le idee non sono altro che perle false di una collana, seppur belle la collana, ma sono perle false se non vengono messe in pratica. E così nel 2005 io fondo a Treviglio il Movimento Libertario. Leonardo, scusa se ti interrompo. Sì. Leonardo, sì. Abbi pazienza un attimo, perché abbiamo un eco fastidiosissimo. Forse hai ancora aperto l'audio della Web TV? No, io non ce l'ho aperto l'audio della Web TV. Ah, non ce l'hai aperta proprio. E allora evidentemente è un problema nostro. Scusate l'interruzione, prego. E stavo dicendo che praticamente nel 2005 fondo il Movimento Libertario, metto in piedi una convention qua a Treviglio, tutto da solo, e invito 150 persone, sono venuto 150 persone, e lì ha preso un po' corpo la prima bozza di Movimento Libertario, che non aveva ancora le idee chiare, nel senso che l'idea di far nascere qualcosa di concreto, che fossero le gambe, che rappresentasse le gambe dell'idea del libertarismo, c'era. Su come questo soggetto politico dovesse muoversi, però ci abbiamo lavorato un paio di anni. Anche perché appunto, in questo paio d'anni di lavoro, una delle persone con le quali
ho veramente costruito poi i movimenti sotto ogni aspetto è Giorgio Fidonato. Giorgio Fidonato è una persona importantissima. Io qui mi permetto di fare un piccolo inciso, perché molte volte noi crediamo il presente e non ci rendiamo conto di che cosa sia effettivamente il presente. Oggi, ad esempio, mentre pranzavo, mia moglie guardava il telegiornale e hanno passato la notizia dei 92 anni di Mandela. Una notizia che mi pare sia finita un po' dappertutto, giustamente. E nelle lunghe importanti celebrazioni fatte per Mandela, intervenuto l'ONU, sono intervenuti tutti gli organismi possibili e immaginabili, la giornalista finiva dicendo di persone come Mandela, cioè di persone che si battono per cercare la libertà nel mondo, ce ne vorrebbero molto. Il guaio è che il giornalismo molte volte anzi, spesso, specialmente in questo paese, non si rende conto di quali sono il fatto che esistono persone che fanno questo stesso senso. Una di queste è Giorgio Fidenato. Perché Giorgio Fidenato sta con il Movimento Libertà, insomma, sottoscritto, ma io devo dare a lui i meriti che sono solamente suoi. Sta facendo quello che tante volte abbiamo sentito ripetere la classe politica, che tante volte abbiamo sentito raccontare un po' da tutte le fazioni politiche, cioè la disobbedienza civile e la resistenza fiscale. Il Movimento Libertario, dopo i primi due anni in cui si ragionava su cosa fare, c'era chi diceva che ci dovesse diventare un partito politico normale, quindi candidarsi alle elezioni, chi invece diceva che bisognava entrare a fare parte di un altro partito politico e diventare una corrente di questo partito, eccetera. La scelta che è stata fatta dal Consiglio di Amministrazione è stata quella invece di dire ma noi faremo un partito politico ben lontano dal solito sistema parlamentare democratico. Faremo azioni concrete, azioni vere, azioni fortemente politiche, ma contro la politica, perché la nostra missione è quella di farla guardare la storia. Senti, scusami Leo, quindi di abbassare le casse. Sì, mi dice Roberto di abbassare un po' il volume delle casse, perché pare che ci sia qualche... Praticamente non vi sento quasi. Ah. Mi dice Roberto? Sì? Sì, Leo, Leonardo, scusa, metti l'auricolare solo così senti anche te. C'è un problema, forse è il volume delle casse troppo alto, cosa strana perché l'altro giorno andava tutto bene. No, è bassissimo adesso il volume delle casse. Una cosa strana. In questo momento è bassissimo. Perché c'è un eco incredibile che non riusciamo a capire da dove viene. Ecco, non so, adesso va bene, adesso sta andando bene. Ah, perfetto. Allora, sì. Allora, ecco. Leo ti diceva, naturalmente tu hai iniziato, diciamo, a citare, no, le battaglie di Giorgio Fidenato, ricordiamo qui per inciso quella sul sostituto d'imposta e quella sulla coltivazione degli OGM, però prima magari di inoltrarci in questa, no, in questa prassi, in questa lotta politica del Movimento Libertario, io magari ti inviterei, diciamo, sommariamente a descrivere quali sono i cardini, no? Ovviamente stiamo parlando di libertarismo, quali sono i principi fondamentali di questa filosofia politica che lentamente sta andando diffondendosi anche nel nostro paese grazie alla tua opera, a quella di Giorgio Fidenato. Quindi quali sono i principi ispiratori del libertarismo come filosofia politica? Sì, allora intanto permettimi, mi sono dimenticato prima di salutare tutti coloro che sono online in questo momento, alcuni vedo che fanno anche delle domande e magari a queste domande poi risponderemo. Dunque, il libertarismo. Il libertarismo è ovviamente una filosofia politica, è un modo di intendere l'organizzazione della società. Che nasce e si concretizza intorno alla metà degli anni 70. Negli Stati Uniti d'America. E il padre del libertarismo, cioè colui che diciamo fa quadrare il cerchio, è Henry Newton. Rothbard è un filosofo, storico, economista, un intellettuale straordinario che ha scritto cose meravigliose, ci ha lasciato veramente tanto materiale. In questo senso io ad esempio consiglio di andare a visitare il sito www.rothbard.it curato da Pietro Vernaglione, vero? Esatto, che il professor Pietro Vernaglione ha messo in piedi ed è un sito eccezionale dove c'è tutto Rothbard in Italia, tutto
tutto ciò che è stato tradotto in italiano e che continuamente si traduce in italiano. Il libertarismo quindi nasce come filosofia politica che pensa a come potrebbe essere una società. Ma che tipo di società? Una società perfetta forse? Assolutamente no, perché la perfezione, lo si dice, chi non è utopista lo dice sempre, non è di questo mondo. L'idea è quella di creare una società meno aggressiva. In una società meno aggressiva in cui ci siano degli assiomi chiari, particolari, perché non servono chissà quale regole, chissà quali costituzioni, per chissà quale diritto positivo, per pensare a come una società possa essere meno aggressiva. Beh, questa società deve basarsi su alcuni principi fondamentali, che sono principi che si fondano su dei diritti naturali, cioè il diritto naturale alla vita, il diritto naturale alla libertà. Ed è chiaro che qui quando diciamo però libertà tracciamo e parliamo molte volte di qualcosa di aleatorio, no? Il libertarismo parla chiaramente di che cos'è la libertà. La libertà la si definisce con un limite, un confine che è assolutamente invalicabile, che è l'aggressione. Cioè la non aggressione è il principio fondamentale che sta alla base del libertarismo. Questo cosa significa non aggressione? Significa che tu non puoi imporre ad altri, nemmeno su presunti diritti di maggioranza, di imporre ad altri le tue velleità. Oggi noi viviamo in una società invece che è ancora fortemente statalista, perché viviamo nell'epoca dello statalismo più forte, più assoluto, che è quello che si concretizza nel Novecento, dove ovviamente qualche passo avanti lo si è fatto, dove però questi tre principi vengono continuamente calpestati dallo Stato. Ecco, da questo punto di vista il libertarismo ha queste regole fondamentali. E la regola di non aggressione è la prima delle regole. Tutto questo parte ovviamente ponendo al centro della società non il collettivo, non l'idea di collettivismo, ma l'idea di individuo, il che non significa che l'individuo non possa aggregarsi, anzi sarebbe assurdo, andremo contro una legge naturale che è l'uomo, che in fondo è un animale sociale, ma l'aggregazione deve essere fatta su base volontaria e quindi sottoscrivendo veri e propri contratti. Ecco, il contratto è un altro strumento straordinario che il libertarismo riporta al centro dell'attenzione, ed è lo strumento attraverso il quale l'individuo esprime la sua volontà. Da questo punto di vista si può pensare a come potrebbe essere prefigurata la società libertaria del futuro. Una società libertaria del futuro è chiaramente una società che non fonda le sue radici nello statalismo, ma fonda le sue radici ad esempio nell'idea condominiale. Cioè il condominio è una di quelle realtà, non pensate al condominio così come lo conosciamo oggi con gli amministratori italiani, ma il condominio è inteso proprio come luogo in cui una persona acquisisce una proprietà sottoscrivendo un accordo con altre persone che vivono nello stesso luogo in cui ci sono altre proprietà, e nel momento in cui sottoscrive quel contratto e acquista quella proprietà sa che ci sono delle regole da rispettare. Le città private americane, ci sono oltre 35 milioni di persone che abitano in America in città completamente private, dove ad oggi lo Stato gestisce come servizio principale quello della giustizia, ma tutto il resto, gran parte di tutto il resto, è gestito invece direttamente appunto da privati che sottoscrivono contratti di servizio per avere dei servizi con altri imprenditori che questi servizi li forniscono. Ecco allora che un altro dei cardini del libertarismo è il no al monopolio, anche se, attenzione, per monopolio si intende il monopolio legale, non il monopolio naturale, perché se uno è bravo, inventa qualcosa e per un certo periodo è monopolista di quel qualcosa sul mercato, non c'è nulla di male. L'importante è che un mercato sia aperto, sia veramente libero, come diceva Mises, e a quel punto la società sarà automaticamente aperta, cioè ci sarà la possibilità di creare concorrenza, e creare concorrenza significa creare maggiore libertà. Certo. Senti, Rothbard, Leonardo, fa quadrare quindi il cerchio no, di tutto questo, sì, con due libri che sono stati tradotti in Italia, fortunatamente, da un ottimo editore che si chiama Liberi Libri, ma il libertarismo è chiaro che ha radici nel passato.
nel passato seicentesco, sì, pensando a, John Locke, no? Ad esempio, e quindi al giusnaturalismo di John Locke, oppure nel passato neanche così lontano della scuola austriaca, e questo in economia è molto fondamentale, certo. Leonardo, perché l'economia, sì, è fortemente connaturata con il nostro vivere quotidiano, con la prassiologia. Certo, Leonardo, ti dicevo, scusa. Abbiamo Menger, e da Menger in poi arriviamo a Mises, chiaramente Rothbard è un austriaco, arriviamo a Mises, il quale Mises è una specie di punto cardinale per i libertari, cioè l'importanza della moneta vera, l'importanza del libero mercato, l'importanza della prassiologia e quindi dell'azione umana. Brevemente, il libertarismo si propone questo, cioè si propone di ridare alle cose naturali il giusto spazio che esse devono avere. Certo. Oggi invece, con lo Stato, viviamo in un mondo assolutamente artificiale, dove il politico tendenzialmente, per dirla con Paul Valéry, cerca di impedire a ogni individuo, a ogni cittadino, di occuparsi di quelle cose che per lui sono importanti e che lo riguardano. Leonardo, per quanto riguarda questi temi che tu stai andando evocando, ovviamente la cartina di tornasole di tutto, come ovviamente negli ultimi decenni, sono sempre gli Stati Uniti. Chiaramente di là sta partendo un vero e proprio revival del movimento libertario, perché come tu ricordi il libertarismo come forma politica nasce negli Stati Uniti all'inizio degli anni 70 grazie all'opera di Rothbard stesso, che è tra i fondatori del Partito Libertario Americano, insieme a David Nolan, John Ospers e tutta una serie, insomma, di accademici, di persone di spessore per quanto riguarda l'economia, l'economia di scuola austriaca. E negli Stati Uniti, appunto, si sta assistendo in questi ultimi anni a un importante revival libertario. Sto pensando a un personaggio che naturalmente voi siete stati i primi in Italia ad importare, come Ron Paul, il senatore del Texas, che appunto ha iniziato a mettere in circolo idee apparentemente rivoluzionarie, come quella dell'abolizione del monopolio dello Stato sulla fabbricazione di moneta, no? Quindi l'abolizione della Fed, della banca centrale statunitense, il ritorno al Golden Standard, il ritorno alla, no? alla moneta aurea, alla moneta basata sull'oro, e il ritiro il rifiuto di partecipare ad avventure belliche come l'Afghanistan, come l'Iraq ad esempio, e ha raccolto un consenso impressionante, guarda caso, soprattutto ad iniziare dalla rete, no? Quindi tutto bene o male alla fine poi finisce per congiungersi. Io volevo dirti, poi naturalmente dietro a Ron Paul è sorto pure il fenomeno dei Tea Party, che da un paio d'anni stanno sconvolgendo la vita politica americana, anche se poi qua in Italia passa l'immagine che siano solamente, diciamo, un gruppo di buzzurri che si mette a protestare contro l'unto della provvidenza, che è l'ottimo Barack Obama. Insomma, non spiaccia, diciamo, a coloro che hanno una buona stima del Presidente, insomma, purtroppo è stato fatto un po' un santino, no? di Obama, è stato visto come una specie di grande miglioratore, di novello messia, insomma, questo senza andare a riprendere le posizioni dei conservatori più esasperati, che Leonardo, tu ben sai, purtroppo sono tra i principali responsabili dello sfascio americano, che bene o male Obama eredita il mega interventismo statale di George Bush, nonché le guerre, eccetera. Quindi io ti volevo chiedere quali sono ragionevolmente, insomma, le possibilità che questa filosofia libertaria riesca nel breve, nel medio termine, ad imporsi prima negli Stati Uniti, e che poi magari riesca a dare uno scollone a questa, no? a questa nostra Europa che sta sempre un po' la prigioniera di questa bestia statalista che rischia di soffocarci tutti, insomma. Quindi questo è un po' un interrogativo che ti pongo. Allora, è assolutamente vero che gli Stati Uniti d'America sono un punto di riferimento più che una cartina di tornasole, in quanto sì, il libertarismo ovviamente a metà degli anni 70 viene teorizzato nella sua complessità e nella sua totalità da Rothbard, ma soprattutto bisogna ricordare che gli Stati Uniti d'America sono, per, diciamo, gli Stati Uniti d'America che piacciono a noi libertari, sono quelli dei padri fondatori americani,
che in Italia tra l'altro sono stati trattati in maniera eccezionale in molti libri e saggi dal professor Luigi Marco Bassani, ad esempio, che ci ha raccontato anche in itinere come in questi anni gli Stati Uniti abbiano sempre più perso quelle radici che avevano quei padri fondatori. Quindi anche lì lo Stato, che non è certamente lo Stato opprimente che conosciamo noi in Italia, è comunque Stato vero. Qualcuno nella chat scrive e dice che parlare di libertarismo allora è come riscoprire la vecchia anarchia. Non è esattamente la stessa cosa, soprattutto perché le tradizioni anarchiche, ed ecco qui le grandi differenze fra Stati Uniti ed Europa, le tradizioni anarchiche americane sono tradizioni che si rifanno a Spooner, a Tucker, a un mondo, diciamo, legato all'anarco-individualismo. Anche Thoreau, vero Leonardo, con la sua disobbedienza civile, può essere inserito in questo? Assolutamente. Mentre l'anarchismo europeo è un anarchismo collettivista, quindi un anarchismo che non parte dalle fondamenta delle libertà individuali. È molto più coercitivo. Gli Stati Uniti, ovviamente, rispetto all'Europa, hanno dalla loro il fatto che culturalmente comunque il libertarismo ce l'hanno dentro, perché l'America di cui si parla in Italia non c'entra assolutamente nulla con l'America vera. L'America di cui parlano in Italia, quando vedi un collegamento di uno qualsiasi dei TG, è la solita litania su quanto è bravo Obama, com'è bello Obama, o al massimo com'è per bene Obama che va a vedere sul Golfo del Messico quello che è successo con la BP, mentre l'America vera è soprattutto quell'America fatta di centinaia, di miliardi, di decine di milioni di persone che stanno nella provincia, che non sono New York, dove stanno gli inviati e da New York poi vengono a raccontarci i fatti del Texas, del Minnesota o del Colorado. Quell'America lì sta riscoprendo il libertarismo e non a caso quell'America lì chiama Obama socialista, chiama in un altro modo. Quell'America lì ha riscoperto i Tea Party che appunto stanno alla base della rivoluzione americana, cioè di quella dichiarazione di indipendenza che nel 1776 dà il via allo staccarsi delle 13 colonie dal regno di Giorgio V in Inghilterra. Quell'America lì è l'America che oggi segue i Tea Party, i quali Tea Party poi a loro volta in America sono comunque abbastanza variegati, perché nei Tea Party abbiamo un libertario cristallino come Ron Paul, esatto, e personaggi come la Palin, che insomma, infatti, stavo dicendo personaggi come Sarah Palin, che insomma, Sarah Palin o Palin, che diciamo col libertarismo non hanno molta dimestichezza, proprio perché parlando di un altro dei punti cardine del libertarismo, che vedi discutendo poi escono, si fanno notare, sai, i libertari sono isolazionisti in politica estera. Cosa significa? Non significa non essere a favore della legittima difesa o del non usare armi o del non sparare a chi cerca di ucciderti. Significa di non andare ad aggredire gli altri. Ed effettivamente gli americani in questi anni, nel Novecento, soprattutto da dopo il primo intervento, diciamo, degli americani in Europa, la prima guerra mondiale, poi ancora di più dopo la seconda, insomma loro nella realpolitik, voi per la guerra fredda, voi per quello che è, sono andati in tutto il mondo a piazzare basi, a come si usa dire oggi con la neolingua, esportare la democrazia. La democrazia va superata per il libertarismo. Ecco, in quei Tea Party lì io ci vedo molte cose positive. È interessante un sondaggio che è uscito un mese fa, ad esempio, non di una rete qualsiasi, ma della CNBC, in cui se gli americani avessero dovuto votare un mese fa per il Presidente degli Stati Uniti d'America tra Obama e Ron Paul, Obama avrebbe vinto di un solo punto percentuale. E questo è molto interessante, perché Ron Paul clamoroso. È uno che non dice, come Tremonti, che bisogna regolare la finanza mondiale, o come Tremonti che la crisi è causata da una strana moneta privata che è circolata negli Stati Uniti. No, Ron Paul dice che bisogna abolire la banca centrale. Ron Paul dice che bisogna, e qui si nota tutta la sua cultura austriaca, Ron Paul dice che bisogna ritornare alla moneta vera, quella che notoriamente è sempre stata conosciuta come
moneta non a debito, ma moneta legata all'oro, cioè quindi al gold standard. È un dibattito importante, è un dibattito interessante, cosa che ad esempio nella Palin non succede. Cosa potrebbe essere importato in Europa di questo? Visto che citavi i parti italiani, infatti, il libertario ha aderito, no? Sì, mi permetto di ricordare, diciamo, che anche in Italia lo scorso 20 maggio c'è stata la prima ufficiale di un Tea Party italiano ed europeo in quel di Prato, in cui, diciamo, anch'io modestamente ero presente insieme a Leo e tanti altri. E niente, quindi praticamente il fenomeno si sta evolvendo, nel senso che sono previste ulteriori tappe, e quindi si incomincia a parlare anche in Italia di questo fenomeno, non nella chiave denigratoria di cui i grandi media Libera l'hanno fatto, e non solo Libera l'hanno fatto menzione, perché qua destra o sinistra, come nei media, pari sono, insomma, voglio dire, lo statalismo ha dei vertici sia da una parte che dall'altra, su questo non accettiamo smentite, insomma. Quindi se ci parli un attimino di questa esportazione, diciamo, non della democrazia, ma dell'autentico e genuino spirito democratico dei Tea Partys americani anche in Italia, e dell'adesione del movimento libertario, questa... Sì, ecco, diciamo che questa iniziativa è un'iniziativa alla quale il Movimento Libertario ha immediatamente aderito, dando tutto il suo sostegno, ma bisogna riconoscere chi sono i padri di questa iniziativa, certo, che sono David Mazzarelli, che sono Cosimo Zecchi, Saba Zecchi, che Jimmy Landi, che appunto gruppetto di toscani, che ha dato il via il 20 maggio a Prato al primo Tea Party in Italia, che è stato un successo. Noi eravamo presenti, appunto, tu lo hai ricordato, ed è stato un successo. Io ho visto una sala piena, e oggi riempire una sala parlando di politica non è facile, anche se per come parliamo noi della politica diventa un po' più interessante. E altre tappe del Tea Party sono state fatte, la prossima sarà tra l'altro il 31 di questo mese in Versilia, dove io tornerà anche Giorgio, ci incontreremo là, pare che sia un evento molto ben organizzato anche quello. E l'idea del Tea Party è una buona idea, io l'ho detto subito ai ragazzi. Il problema è questo: il problema è che bisogna sempre calare le buone idee nella realtà in cui si vive, che è la stessa cosa che facciamo noi col libertarismo. In America esiste il Libertarian Party. In America, quando Rothbard fa quadrare il cerchio del libertarismo, nasce il Libertarian Party, che era, diciamo, la terza forza politica organizzata sul territorio negli Stati Uniti dopo i democratici e i repubblicani, lo è stato per alcuni anni. Si è tramutata in politica, diciamo, all'interno di un sistema democratico, l'idea di libertarismo. Io credo che il libertarismo invece in Italia, applicato allo stesso modo, sarebbe un fallimento. Quindi scusami Leo, niente partito libertario, quindi per il momento, né per l'immediato futuro. Finché sarò io ad amministrare il movimento libertario, non ci sarà nessun partito libertario. Questa è una cosa che ti posso dire per certo. E forse anche perché magari non ci sono le condizioni in questo momento. Però torniamo al discorso che poi mi ricollegherà al Tea Party, cioè il discorso di calare nella realtà in cui si vive delle idee buone. In questo bisogna imparare da chi sa fare anche bene il marketing, ad esempio, no? Ecco perché il movimento libertario nasce come movimento assolutamente politico, perché noi siamo iscritti come movimento politico, partito politico, perché noi facciamo azioni politiche, cioè quando ci scagliamo contro un sostituto d'imposta, ci scagliamo contro una cosa che tutto l'arco costituzionale ha detto che avrebbe abolito. Dato che ci aspettiamo che questi decidano di abolirlo, sono passati quasi vent'anni dalla prima proposta, siamo qui ancora a succhiare il calzino. E noi invece cosa abbiamo deciso di fare? Basta, abbiamo deciso di non farlo più l'imposta, lo facciamo in concreto, disobbedienza civile e anche resistenza fiscale in quel caso, e ci scontreremo con lo Stato andando fino all'ultimo grado di giustizia possibile per cercare di vincere e portare avanti questa battaglia politica, che certo più avrà consenso con sé e alle sue spalle meglio sarà, perché si sa quanto l'opinione pubblica e il peso dell'opinione pubblica poi faccia cambiare opinione ai legislatori. Però è una battaglia che nasce con le gambe di due individui.
fondamentalmente. E per i Tea Party, a parere mio, vale la stessa cosa, perché, ok, adesso siamo nella fase iniziale e quindi cosa fanno i Tea Party? Organizzano questi incontri in cui dire che si pagano troppe tasse, che la pressione fiscale è del 70%, che la burocrazia è insostenibile, che ormai lo Stato vuol decidere della nostra vita, dalla culla alla tomba, eccetera, eccetera. E poi? Cioè, il Tea Party in America, quando ha deciso di dire basta alla famosa tassa sul tè, ha preso il tè e l'ha buttato in l'oceano. Capisci? Sì, sì, ecco, azione. Il Tea Party Italia adesso è il momento di dibattere, va bene, è il momento di parlare, ma deve mettersi in testa una cosa, serve un'azione clamorosa, importante, concreta, reale, da studiare e mettere in campo per dire adesso basta. Questo è ciò che serve. Questa è la fase rispetto alla quale io, ad esempio, già al prossimo Tea Party cercherò di portare delle proposte. Perché ne abbiamo visti tanti parlare, ne abbiamo visti troppi forse parlare. E dato che qui... Ecco, Leonardo, ti sollecito, diciamo, con qualche intervento della chat, che adesso Roberto va leggendoti. Ecco, Leonardo, intervengo, mi interrompo, intanto complimenti perché è veramente un dialogo molto interessante. Non appaio in video ma solamente in audio. La prima domanda, siamo rimasti un po' indietro con le domande, arriva da Gianmario Battaglia, che prima ti saluta, dice ciao Leonardo, e poi ti chiede: cosa pensi delle imprese private con finalità sociali ideate da Yunus e che potrebbero essere lo strumento per arrivare ad abrogare le imprese pubbliche? Mohamed Yunus era il premio Nobel per l'economia, non noto per il micro per Bangladesh, dice. Sì. A te la risposta, Leo. Beh, intanto saluto anche Gianmario. Io penso tutto il bene possibile di chiunque faccia impresa. Il problema è che in questo paese la neolingua ci ha portato a far chiamare volontari coloro che vivono di soldi pubblici. Ed allora la stessa cosa poi è successa anche nel mondo dell'imprenditoria. E sono nate strane cosiddette imprese sociali, terzo settore o cose di questo tipo che... rispetto al piccolo imprenditore che ha 6 dipendenti o 8 dipendenti, godono già di una fiscalità particolare. E questo effettivamente significa che lo Stato ha deciso che qualcuno possa in maniera sleale fare concorrenza a qualcun altro, cioè non con le stesse regole. E dall'altra poi legarsi sempre di più al carrozzone pubblico per avere a volte appalti, a volte sostegni, a volte sedi, a volte cose di questo genere. Quindi, voglio dire... un'intrapresa è un'intrapresa. Che le finalità poi siano legate al profitto, il quale profitto, per l'amor del cielo, è l'anima del libero mercato, come diceva Anderson in un bellissimo libro che io ho pubblicato, l'impresa è quella cosa lì. Se non c'è la molla del profitto, un'impresa fallisce. Questo è il motivo per cui tendenzialmente il pubblico le cose le fa peggio e con costi maggiori. Che poi uno voglia... fare intrapresa, perché comunque realizzare qualcosa, anche che ne so, mettere in piedi un'impresa costruisca carrozzine per bambini disabili, quindi faccia cose sociali ad un costo più basso, se lo fa con i suoi soldi o con i soldi di qualcuno che vuol partecipare a quell'impresa, va benissimo, è questo il sale del libero mercato, è questo il sale della libertà. Il problema è che oggi non funziona così, cioè, capite? Cioè, non funziona così. Le COP vengono definite imprese sociali, sono delle multinazionali che hanno bilanci, solo la COP Italia, superiori a quelli della Monsanto e, guarda caso, la polemica di questi giorni, tramite poi gli amici sindaci, magari nel modenese, non permettono a Caprotti di aprire un S lunga. Cioè, quella è l'impresa sociale che immagina certo collettivismo o certo statalismo o certo finto liberalismo. È certo, che poi, come insegna l'esperienza, insegna il nemico peggiore, no? Voglio dire, cioè... Non vi sento più. Mi senti? Pronto? Un attimo. Non va il microfono. Sì. Pronto, mi senti ora? Sì. Mi sei... No, ti stavo dicendo che poi naturalmente anche il nemico peggiore, no? Cioè il finto liberalismo è quello che... è quello che, diciamo, intorbida le acque e fa sì che, insomma, alla fine poi
il cittadino comune non ci capisca più nulla e quindi creda alle baggianate sul fallimento del mercato, sul fallimento del... Allora, scusa un attimo. Scusami un attimo, vai. Perché Battaglia dice nella chat: con finalità sociali non significa impresa sociale. Allora, in Italia non esiste, in questo bisogna essere categorici. Citavo Anderson prima, il libro che io ho pubblicato di Anderson, proprio in cui si esalta l'importanza dell'intrapresa, si intitola Gli affari sono affari. Quindi, finalità sociali. Anche il mio amico che produce tondini e guadagna, non so, 50.000 euro al mese, comunque con la sua impresa raggiunge delle ottime finalità sociali, perché soddisfa un sacco di clienti nel mondo, perché dà lavoro a 45 famiglie, perché non ruba niente a nessuno. Quindi, cioè, finalità sociale cosa vuol dire? Qualunque cosa non aggressiva è una finalità sociale. Poi sarà la società, cioè il mercato, a decidere se quella cosa piace oppure non piace. Avevo un'altra domanda, forse, no? Roberto? Sì, c'era un'altra domanda, in pratica sempre Gianmario Battaglia si riferisce al fatto, chiede come mai la cultura liberale non sia mai diventata una cultura di massa in Italia e se questo fatto non lo si debba imputare a gente come Antonio Martino, Benedetto della Vedova e altri che appaiono come essere in prima fila sul fronte delle battaglie liberali. Qui andiamo a toccare un punto, forse? Ma qui andiamo a toccare un punto che ha rilevanza, questa domanda, sia negli aspetti storici che negli aspetti appunto di quello che io dicevo prima della politica. Per quello che riguarda gli aspetti storici, purtroppo Gianmario, la realtà è che questo paese ha avuto fior fior di liberali, i quali liberali però alla fine... erano praticamente sconosciuti o irrilevanti in Italia e conosciuti all'estero. Il caso di Bruno Leoni, che è forse il più grande giusnaturalista del XX secolo, è emblematico. Leoni è stato tradotto da Liberi Libri negli anni 90, all'inizio degli anni 90, per la prima volta in Italia, dopo che insegnava, era andato ad insegnare negli Stati Uniti d'America e aveva pubblicato in America ed era presidente della Montpellier Society, che come sai è un'associazione che riunisce i liberali veri. La questione di Martino, della vedova, eccetera, è purtroppo, io non voglio entrare nelle questioni personali perché non è questa la sede e non c'è nessun motivo per farlo, è purtroppo però la cartina di tornasole del fatto che il liberalismo in politica ottiene, come direbbe il mio amico Pagliarini, risultati 0-0. 0-0. Perché Martino è stato tra l'altro ministro e sanno tutti che Martino è un economista ed è andato a fare il ministro della difesa due volte. Ora, Martino non è un libertario, un anarco-individualista, diciamo, ma è sicuramente un liberale vero, è uno che è allievo di Milton Friedman, quindi che voglio dire... di libertà ne mastica e ne ha insegnata parecchia. Chicago però allora Boys. Se tu vuoi incidere politicamente non vai a fare il ministro della difesa ma vai a fare il ministro dell'economia. Mm-hmm. Eh sì, questo mi sembra esaustivo, un giudizio esaustivo, insomma. Senti Leonardo, ti volevo chiedere, naturalmente poi fatta quella premessa, no, sul principio di non aggressione che deve informare tutta l'attività politica e non solo politica di un libertario, tu ovviamente vedi come fumo negli occhi tutte le... No, delle guerre in giro per il mondo, a partire da quella sull'Afghanistan, naturalmente è un tema purtroppo all'ordine del giorno, perché non passa giorno senza attentati, senza stragi, ammazzamenti, come un tempo, fino a qualche tempo fa è stata quella dell'Iraq. Allora, la posizione dei libertari americani è quella, no, del ritiro delle truppe dall'Afghanistan. Tu ti ci riconosci? Cosa pensi di questo? La politica internazionale, in parte bene o male hai già risposto prima, però magari ti chiedo una... Io mi riconosco al 100% con le parole di Ron Paul, al 100%, e io credo che l'America, se vuole, deve invadere il mondo con i suoi prodotti, la sua tecnologia, con il risultato delle sue enormi capacità di creare ricchezza, come ha fatto anche in passato. Dal punto di vista di questa guerra, guarda, proprio ieri sera
ci ragionavo, Salvatore, era l'una e mezza, guardavo Rai News 24 e parlavano appunto degli ultimi attentati in Iraq, in Afghanistan, eccetera. E ogni tanto, ogni due per tre, noi sentiamo parlare di exit strategy di cui Obama si sta arrovellando. Exit strategy che in realtà non arriva mai, viene sempre posticipata, e non a caso Obama ha deciso di mandare ancora più militari, 11.000 militari negli Stati Uniti d'America. Perché ricordiamolo che negli Stati Uniti il partito che ha sempre, diciamo, condotto le guerre è stato, tranne la fase dei Bush, è stato il Partito Democratico, perché se tu vai a vedere l'intervento della Prima Guerra Mondiale, nella Seconda, in Corea, nel Vietnam, che è stato fatto partire da Kennedy Johnson, alla fine poi no, il Partito Democratico, che in Europa viene visto come il partito, un po' il partito della pace, in realtà è poi quello, no, Sono assolutamente d'accordo, anche se purtroppo il fatto che Bush per primo abbia iniziato una guerra è una cosa poco positiva, no? Per chi ragiona come... Beh, d'altronde i repubblicani si sono snaturati anche dal punto di vista economico, perché dalla Reaganomics sono passati al conservatorismo compassionevole di Bush e ai piani di salvataggio che, insomma, erano l'antipasto di quello che ci è stato servito dall'amministrazione Obama, no? Quindi interventismo a dosi massicce, no? Sì, assolutamente, ecco, sono d'accordissimo. Ecco, ma ti volevo dire, no, di questa mia conclusione a cui ero arrivato ieri sera, ascoltando appunto di questi ultimi attentati. Io credo che veramente da questa guerra in Afghanistan e anche in Iraq, anche se in Iraq un pochino meno, ma in Afghanistan soprattutto, gli americani non ne usciranno più. Nel senso che o dichiareranno la sconfitta, perché il giorno dopo che vengono via ovviamente i talebani fanno saltare per aria Karzai e tutta la sua pletora di persone e si ritorna esattamente a quello che c'era nel 2001, oppure andranno avanti all'infinito con la guerra. E questo purtroppo, questa seconda opzione, temo sia, fino a che poi la crisi non metterà, diciamo, gli Stati Uniti in ginocchio, sia l'opzione che gli americani prediligeranno. Perché se è vero come è vero quanto sosteneva un democratico, tra l'altro, Rudolph J. Randolph, cioè che la guerra è la salute degli stati, no? Proprio perché si è sempre usata la guerra per creare economia, per rilanciare l'economia o cose del genere, in una situazione di crisi come quella attuale, la guerra infinita può diventare l'alibi perfetto per cercare di tenere l'economia in piedi. Purtroppo è triste questa considerazione mia, è triste. Per il resto non posso che essere assolutamente d'accordo con le proposte politiche di Ron Paul, il quale Ron Paul dice appunto basta, tutti gli americani se ne vengono via dall'estero, togliamo le nostre basi, che Ron Paul questo non significa dire che non bisogna essere armati e pronti a difendersi se qualcuno cerca di attaccarti a casa tua, però significa soprattutto una volta per tutte mettere fine alle conseguenze naturali che adesso si chiamano estremismo islamico, domani potrebbero chiamarsi qualcos'altro, che danno la stura appunto alla guerra infinita a cui stiamo assistendo. Questo è molto triste. Certo. Ok, Leo, tu hai accennato in precedenza all'impegno di Giorgio Fidenato nella battaglia sul sostituto d'imposta. Tu sai che una delle battaglie, diciamo, del movimento radicale in anni passati fu quella appunto dell'abolizione del sostituto d'imposta. Sai benissimo che ci furono dei referendum che purtroppo però fecero la fine riservata purtroppo a molti referendum, nel senso che alla fine poi i partiti interessati alla conservazione dell'esistente si sono alleati al partito astensionista, quindi questi tentativi sono stati vanificati. Ora quindi tu riprendi questa battaglia radicale appunto applicando la disobbedienza civile, no? Il principio della disobbedienza civile. La situazione al momento, c'è stata, no, la sentenza del tribunale di Pordenone, qual è la situazione al momento e quali sono gli sviluppi successivi di questa vostra battaglia? Sì, noi abbiamo ripreso la battaglia che per primo in Italia ha fatto ovviamente il Partito Radicale,
E da questa sua battaglia bisogna trarre anche qui uno spunto, che è quello che ad oggi per me diventa la cartina di tornasole, dimostra che attraverso la politica in questo paese, signori, sto parlando di questo paese, non c'è nulla di riformabile. I radicali presentarono un referendum raccogliendo un sacco di firme e il referendum fu bocciato perché venne considerato materia fiscale e dato che la Costituzione dice che in Italia non si può, i cittadini non possono decidere su questioni fiscali, il referendum non è stato ammesso. Poi però abbiamo avuto promesse dalla Lega Nord, promesse da Forza Italia. Martino ha dichiarato che appunto il sostituto d'imposta era parte del programma, l'abolizione del sostituto d'imposta era parte del programma di Forza Italia del 94. Fini, lo stesso Fini oggi presidente della Camera, ha detto basta al sostituto d'imposta. Persino Ferrero e Bertinotti hanno detto che allora se bisogna permettere ai dipendenti di evadere bisogna abolire il sostituto d'imposta. Il guaio è che come sempre alle chiacchiere non seguono i fatti. Noi i fatti li abbiamo fatti, tautologia, e ad oggi la situazione qual è? La situazione è la seguente: noi abbiamo affrontato, diciamo, la prima parte del processo, della quale sapremo però solamente l'11 febbraio dell'anno prossimo quali sono le decisioni esatte del giudice. Non abbiamo capito esattamente se il giudice ha deciso di accogliere la nostra istanza di portare alla Corte Costituzionale la questione del sostituto d'imposta, proprio perché noi abbiamo sollevato l'incostituzionalità di questa materia, cioè del fatto che qualcuno sia obbligato a fare un lavoro, cioè una corvée, senza che lo voglia. Esistono anche dichiarazioni dei principi dell'uomo adottate in Europa, all'articolo 5, che lo dicono chiaramente. Quindi, dal punto di vista legale, si sa che quando comunque si affrontano battaglie come questa della disobbedienza civile, bisogna avere pazienza e soprattutto essere pacifisti, questo è fondamentale, perché non appena nei confronti dello Stato democratico ti comporti in maniera rissosa, passi dalla parte del torto. Aspettiamo l'11 febbraio. Intanto però la realtà è che Giorgio Fidenato continua a dare ai suoi dipendenti tutti i soldi in busta paga, quindi noi continuiamo la nostra azione di disobbedienza civile sino a quel giorno e la continueremo. Dopodiché, quando leggeremo quella sentenza e vedremo quella sentenza, decideremo se appellarci, cosa che sicuramente faremo, e cos'altro fare. Nel cos'altro fare abbiamo già un'iniziativa in corso, che è quella di avere già contattato un altro piccolo imprenditore che molto probabilmente in autunno, sul finire dell'autunno, avvierà la stessa identica battaglia che ha fatto Giorgio, cioè scaturiremo il caso secondo con le stesse modalità, perché abbiamo già tutto pronto ovviamente, sappiamo esattamente qual è il percorso, quindi non ci sarà da parte sua nessun tipo di problema, perché tra l'altro non solo facciamo battaglie pacifiche, ma cerchiamo di evitare che la gente ci vada di mezzo se decide di seguirci nelle battaglie. E quindi abbiamo pronto una seconda istanza contro il sostituto d'imposta da realizzarsi in un'altra parte dello stivale. Quindi questa è un po' la situazione ad oggi. Ok, vabbè, naturalmente Giorgio Fidenato, che è impegnato anche nell'altra lotta titanica, che è quella, no, per la libera coltivazione degli OGM. Anche qui voglio dire... Ecco, su questa... Vai. Ecco, scusa se ti interrompo, ma devo dirlo, perché io... Su questa vorrei veramente avere l'appoggio da questo punto di vista dei radicali. Voi avrete letto, tu sicuramente, sul sito, oggi ne scriveremo un'altra, tutti i particolari di questa battaglia, no? Tu sai tra l'altro che io non ne faccio una questione fideistica legata all'OGM, ne faccio semplicemente una questione di libertà. Io l'ho sempre detto, a me degli OGM in sé, interessa più o meno nulla. Però ci troviamo di fronte ad una quantità di calunnie, ad una quantità di falsità, ad una serie di comportamenti, quelli sì, illegittimi, vedersi Coldiretti, vedersi il presidente della provincia di Pordenone, vedersi il sindaco di Fanna che pare abbia ricevuto pressioni da Roma per fare un'ordinanza in cui si chiede a Fidenato di andare a
trinciare 10 file del suo mais, che ad oggi, di quello che si sa, è mais seminato secondo quanto prevedono le tabelle di semina del mais, cioè di aggressione continua nei nostri confronti. Si sono presentati l'altro giorno quelli da Coldiretti, che tra l'altro è stato un flop perché non erano più di 250, quando avevano promesso che sarebbero venuti a migliaia, e tra l'altro nessun agricoltore li ha appoggiati. Si sono presentati in maniera aggressiva e volevano, diciamo, quasi entrare nella proprietà di Fidenato. Ecco, a me piacerebbe a un certo punto realizzare una contromanifestazione insieme ai radicali solo su questa battaglia, perché molte volte bisogna cercare di far confluire le idee che abbiamo, seppur diverse, di farle confluire in un unico canale laddove si assomigliano. E in questa battaglia credo che ci siano tra i libertari e i radicali molte affinità, fare una manifestazione assolutamente pacifica in cui noi racconteremo, spiegheremo, difenderemo il diritto di proprietà, ma soprattutto cercheremo di fare una seria informazione scientifica, cosa di cui si occupa molto bene Fidenato, che tra l'altro è un agronomo, mentre io non lo sono. E assieme ad altri scienziati, fior di scienziati anche, che hanno chiaramente detto cose importanti sugli OGM. E ci tenevo a dirlo questo perché è vero che noi abbiamo le spalle larghe, è vero che tutto sommato sappiamo che ogni nostra battaglia è sempre la battaglia di una minoranza contro una maggioranza, come lo sono state nella storia le battaglie più importanti, però in questo avere e trovare solidarietà, amicizia, come è accaduto per l'istituto d'imposta ad esempio, perché, sì, perché Giorgio è andato al congresso di Chianciano, se non vado errato, no? Esatto, andò a illustrare, sì. Esatto, farlo anche su questa questione, perché guardate, qui non ne va soltanto della libertà di seminare OGM, qui ne va proprio della libertà di essere diversi. Perché le affermazioni che hanno fatto gente come Zaia o come l'assessore veneto della Lega, di cui adesso mi sfugge il nome, sulla questione OGM è la seguente: loro sono diversi, siccome noi diversi danno fastidio non devono romperci i coglioni e devono andarsene fuori dalle palle. Cioè questo è il concetto. Cioè, tra l'altro anche in termini numerici la Coldiretti continua a dire che c'è il 70% degli italiani che è contro gli OGM. Ho capito, ma questo vuol dire che c'è il 30% degli italiani, cioè quasi 20 milioni di persone, che sono a favore degli OGM. E secondo la mentalità nazista, nazicomunista di questa gente, 20 milioni di persone andrebbero spazzate via. Non è così che funziona la libertà. Infatti il prepotere delle maggioranze e anche delle minoranze a volte. Senti Leo, quindi vabbè, riserverei qualche minuto anche alla tua bestia nera di questo ultimo periodo, che è la Lega Nord, insomma, no, partito che peraltro, voglio dire, non faccio mistero, tu hai seguito sin dagli esordi, quando aveva connotazioni ben diverse da quelle che, no, da quelle che adesso. E connesso a questo il discorso della Lega Nord anche al fiorire qua e là di piccoli partitini, movimenti indipendentisti, chiameremo localisti, in tempo si sarebbero chiamati localisti, però sono secondo me anche, no, un tentativo anche di parte della base di reagire a questo decadimento, no, della Lega, di tutti i partiti romani. Quindi ti chiederei questa doppia cosa, un giudizio sintetico e lapidario, il caso di dire, sulla politica della Lega Nord e questo piccolo fiorire di movimenti indipendentisti. Vabbè, tutto si lega ovviamente anche all'anniversario al 150 anniversario dell'Unità d'Italia, che ovviamente è stato celebrato, diciamo, la cui celebrazione è iniziata in quel del Sudafrica, però questo è un altro discorso. Ovviamente. Vabbè, ti cedo la parola. Allora, ma in video mi vedete? Io non riesco a capire se mi vedete in video oppure no. Sì, vediamo. Sì. Allora, è chiaro che intanto ti do un'anticipazione assoluta. Io ho appunto firmato un contratto adesso perché sto scrivendo un libro dedicato a Umberto Bossi e quindi dedicato alla Lega Nord.
Sull'argomento Lega Nord, tra l'altro domani mattina alle 8:30 sarò collegato a Radio 24 per discutere dell'ultima grande trovata di questo partito statalista, protezionista, che ha rinnegato tutto di quello che aveva detto a metà degli anni 80, quando io ho frequentato la Lega. Io non rinnego nulla di quello che ho fatto, perché io sono stato militante della Lega, consigliere comunale della Lega, responsabile della sezione di Treviglio della Lega. Io ho lavorato anche nel quotidiano La Padania, quindi non rinnego assolutamente nulla. Rimpiango di aver perso del tempo, purtroppo, mi dispiaccio molto, però succede, quando si è giovani si sbaglia. Beh, la Lega Nord adesso ha proposto addirittura gli ausiliari del fisco, cioè delle specie di ronde fiscali, gente che va nei negozi a controllare che il barista emetta lo scontrino o che il proprietario di una trattoria emetta la fattura. Quando, ecco perché vi ho chiesto se vedevate il mio video, intanto lo sto inquadrando perché so che c'è un certo ritardo, vediamo se tra un po' appare. Altri tempi, diciamo. Tra un po' apparirà, credo. Vediamo. Okay. Eccolo qua. Altri tempi, Questo è il manuale di resistenza fiscale, uno dei tanti però, uno dei tanti, di cui la Lega aveva stampato decine di migliaia di copie quando diceva che le tasse erano un furto, erano troppo alte, che Roma era ladrona e tutto il parafernale che o bene o male anche voi conoscete. Purtroppo la Lega è un fenomeno tipicamente italiano, proprio è la cartina di tornasole vera per me, che non ho simpatia per la politica politicante, di come il partito in assoluto più rivoluzionario che è apparso dal secondo dopoguerra in Italia è diventato il peggior partito statalista e unitarista che esiste in Italia. La miglior definizione di Bossi l'ha data Giannelli sul Corriere della Sera, disegnandolo come il cagnolino al guinzaglio di Berlusconi. Questa è la migliore definizione in assoluto di Bossi. E però in questo la Lega ha dei meriti. Un merito è che io ho incrociato i libertari, perché alcuni libertari erano in Lega in quegli anni, all'inizio degli anni 90, e quindi ci siamo incontrati per puro caso, perché la Lega parlava di queste cose allora. E la Lega ha lanciato il concetto di indipendenza e di autodeterminazione, un concetto assolutamente sconosciuto, che invece oggi continua ad essere parte di un dibattito, non grazie alla Lega, perché la Lega quando parla oggi di Padania, secessione, dice solo delle cazzate, lancia degli spauracchi tanto per far finta di ricordare come stanno le cose. E tutto questo, tra l'altro, distrugge quel piccolo mondo convintamente indipendentista che invece esiste. Io durante tutto l'anno scorso sono andato in giro a dibattere con movimenti indipendentisti che mi invitavano a parlare, spiegando loro però che finché ci sarà la Lega di mezzo in questo paese non sarà possibile fare nulla, perché il regime, se qualcuno dice vogliamo l'indipendenza, ti dirà vabbè, tanto c'è la Lega che lo chiede, quindi che cosa volete voi, che siete un minuscolo gruppo della Valsesia, piuttosto voi altri che siete un piccolo gruppo del Veneto o del Friuli. Quindi oggi la Lega che cosa è? È un tassello perfetto del regime non certamente democratico che esiste in questo paese, e lo vediamo in continuazione. Io di questo sono veramente dispiaciuto, però dato che non posso decidere quali nemici scegliere, mi trovo anche loro oggi fra i nemici, in senso politico, sia chiaro. E quindi è ovvio che anche contro la Lega mi batterò per difendere le mie libertà. Sì, purtroppo, bene o male, insomma, la realtà è triste, a volte può essere anche peggio, insomma, effettivamente era un partito che nacque con delle velleità di riforma, si dice rivoluzionari, noi il termine rivoluzione abbiamo imparato a diffidare dai tempi di Burke in poi, insomma, che effettivamente le rivoluzioni sono quelle, no, che minacciando di cambiare tutto, in realtà fanno tornare tutto, e anche peggio, direbbe Tocqueville, cioè
a un potere dispotico debole possono sostituire un potere dispotico dal regno di Luigi XVI si è passato diretto ai Giacobini a Napoleone, quindi non è male. Ecco perché infatti io saluta Leonardo. Ah, senti, ti saluta in chat anche Dimitri Buffa. Ah, Dimitri Buffa, corrispondente da Roma della Padania fu. Esattamente, e anche lui ha avuto qualche problemino con la Padania, purtroppo. Lo so. E quindi ti salutava via chat, insomma. Questo è quanto, insomma, abbiamo sviscerato un bel pacco, no, di nozioni. Abbiamo parlato di molte cose, io credo che sia il momento di dare spazio a tanti altri ospiti a questo punto. Guarda, abbiamo ancora una decina di minuti. Ah, va bene. Abbiamo una decina di minuti, magari se vuoi aggiungere qualche cosa. Una tua considerazione su questa, diciamo, su questo piccolo esperimento, su questo numero zero di Web TV Radicale, che poi in realtà va inteso anche come open space, quindi diamo la voce a tutti, insomma, quindi effettivamente. Cosa ne pensi? Cioè, abbiamo usato come introduzione quel tuo video, no? Su rete, libertà della rete. In conclusione, un bilancio su questa esperienza? Cosa pensi? Ah, io penso che sia assolutamente positivo, nel senso che sulla rete, avete già sentito il mio parere, quindi non posso ribadire il concetto che oggi il web rappresenta, esclusa la fisicità vera, rappresenta la società anarcocapitalista per antonomasia. Penso che questo esperimento sia ottimo, sia ben riuscito. Io vi dico, come in Camera Caritatis dissi qualche giorno fa quando tentammo una prova, di curare attentamente le questioni legate a le tecnicalità, perché il vedere un'immagine in ritardo piuttosto che la voce che va e che viene, piuttosto che tante altre cose, non è bello, quando invece le potenzialità di questo strumento sono eccezionali. So benissimo che non dipende molto spesso da chi queste cose le organizza, visto che in questo paese abbiamo carenza di banda, abbiamo tutte queste cose. Diciamo, abbiamo carenza di banda, però abbiamo abbondanza di bande, ecco, il riferimento è voluto. Sì, sì, esatto, abbiamo un'abbondanza di bande che lottano fra di loro, bellissimo. E quindi benissimo, veramente benissimo questa iniziativa. Io vi faccio i complimenti, vi seguirò e spero proprio che prenda sempre più piede, perché oggi si è in 30, domani si può diventare 300, poi 3000, e dato che, tornando al discorso di rivoluzioni, sono i cambiamenti, le rivoluzioni le fanno le minoranze, non le fanno le maggioranze. Le maggioranze, poi, come fa il popolo bue, come fanno i greggi, le greggi di solito si allineano. Ecco, questo può diventare uno straordinario strumento per diffondere la libertà vera, senza compromessi e senza uso della neolingua, soprattutto, che è una cosa, è già di per sé una grande vittoria, ecco. Eh sì, effettivamente non possiamo che concordare. Qualche sollecitazione dalla chat, Rob? Ma ecco, dalla chat mi chiedono di togliere sollecitazioni. In effetti abbiamo un pochino trascurato la chat, però erano talmente interessanti, era talmente interessante seguire la conversazione tra te, Salvatore e Leonardo, per cui non ho voluto interrompervi. E dunque, vi erano innanzitutto Gianni Colascione, che diceva appunto questo, riferendosi alla Lega, dicevo, un partito che parlava di federalismo senza conoscere Cattaneo, Spinelli, eccetera. Questo l'abbiamo già detto. Ancora, cosa pensi, chiede Gianmario Battaglia, cosa pensi di test di integrità e dell'agente provocatore che dovrebbe introdurre per Camillo Davigo per contrastare la corruzione? Guarda, non conosco la questione, nel senso che proprio mi è sfuggita completamente, quindi non posso dare una risposta precisa, detto così come mi è presentata la domanda, però mi fa già un po' di paura. Eh sì, stato di polizia, diciamo, un po' da stato di polizia sembrerebbe. Voglio dire,
il potere ha quella, ha quell'ambizione lì, cioè il potere ha l'ambizione di cui ci ha spiegato bene Orwell, no? Cioè di obbligarci a vivere con un grande maxi schermo unico che ci dà le indicazioni su cosa fare durante la giornata e soprattutto essendo riverenti ad un solo grande capo, ad un solo grande padrone. Questo non mi appartiene, ma penso che non ci appartenga, insomma. E mai apparterrà poi alla storia dell'umanità, perché guardate, in fondo, io dico sempre, quando parlo di tasse, se le tasse fossero al 15% in questo paese, la pressione fiscale fosse al 15%, io probabilmente non sarei libertario, non avrei mai scritto Elogio dell'evasore fiscale, e non mi sarei mai così appassionato all'antistatalismo e così via, perché noi uomini, a differenza degli altri animali, abbiamo due cose che ci rendono unici. La prima è la comunicazione. Sappiamo comunicare in maniera straordinaria, cioè non abbiamo solo quattro versi o quattro simboli, quattro segni per comunicare, ma abbiamo un linguaggio in continua evoluzione. E la seconda è lo spirito di adattamento. Noi sappiamo adattarci benissimo all'ambiente in cui viviamo, quindi sapremo adattarci benissimo a una pressione fiscale del 15%. La tollereremmo, perché con l'85% di soldi che ci rimangono in tasca, visto che non esiste libertà politica senza libertà economica, potremmo comunque permetterci di pagare due volte i servizi ridicoli che lo Stato vuole darti in monopolio. Però nei tentativi che sono stati fatti, alla fine anche la Cambogia dei Khmer Rossi, che è il tentativo che più si avvicina all'applicazione del marxismo, non ha funzionato. Cioè alla fine è saltato. Anche l'Unione Sovietica è durata 70 anni, ma poi, come disse Mises nel 1922, sarebbe saltata per aria. Perché? Perché ciò che va contro natura, alla fine salta per aria. E la libertà è assolutamente qualcosa di naturale. Che gli Stati Uniti, ovviamente, che come dicevamo prima, come diceva la grande Ayn Rand, si sta trasformando, no, in uno Stato socialista, potrebbe ripercorrere gli stessi passi, no? Ricordiamo, oltre a Rothbard, che è uno dei miti del libertarismo mondiale, questa singolare figura di scrittrice, romanziera, che è Ayn Rand, insomma, ricordiamo che sta avendo un grandissimo ritorno negli Stati Uniti. Io, per parte mia, sono un fan, ho quella particolare sensibilità, diciamo, una particolare declinazione del libertarismo, così, citazione obbligata mi sembra in questo momento. Sì, sì, assolutamente, ci vorrebbero almeno una cinquantina di John Galt qua da noi. Beh, forse ne abbiamo già uno, comunque. Giorgio, Fidenato. Magari ci riproponiamo di sentirlo in trasmissione una di queste prossime. Sì, sì, invitatelo perché ve lo consiglio, anche perché veramente... Credetemi, è un personaggio straordinario. Beh, tu lo conosci, ma è davvero una persona unica. Perfetto, Leo, se non ci sono altre sollecitazioni, io direi che possiamo chiudere. Salutare... Un attimo che ti passo Roberto. No, siamo tutti e due. In collegamento, Due corpi, un'anima. Due anime e un corpo. Un pezzo dell'auricolare che utilizziamo. Quindi, come vedete, sono passati mesi, ma continuiamo ad utilizzare lo Salvatore, vieni più qua così ti si vede anche a te. I potenti mezzi sono sempre gli stessi. No, volevo ringraziare perché io ho ascoltato, come penso anche tutti coloro che ci hanno seguito in chat, la bella conversazione che c'è stata tra te e Leonardo. E volevo ringraziare Leonardo per chiaramente l'onore che ci ha dato, essendo nostro ospite. Veramente io ho imparato molto ascoltandovi, ho condiviso molte delle cose che avete detto, altre le devo approfondire, però è veramente stata una bella trasmissione che renderemo disponibile, lo voglio ricordare a chi non ha potuto seguire dall'inizio, già da domani sul nostro sito tvradicale.it. Ecco, volevo dire a Leonardo che sicuramente, se è interessato, TV Radicale avrà sempre una porta aperta per il movimento libertario e per tutte le idee di Leonardo Facco. Tutto qui. Vi ringrazio moltissimo, ringrazio anche tutti coloro che erano in chat, che hanno seguito. Da parte mia tutta la disponibilità ovviamente a collaborare, perché la collaborazione su cose concrete a me piace, in fondo nella vita sono sempre stato un piccolo imprenditore e continuo a fare quello, e andate ogni tanto su movimentolibertario.it e seguite un po' le nostre vicende. Perfetto, grazie Leonardo. Grazie a voi. Alla prossima, Leonardo. Ciao. Alla prossima, grazie tante. Ciao. Alla prossima, grazie a te, veramente tante grazie.
Allora, Salvatore, adesso sarebbe previsto, è previsto anzi, il collegamento con Elio di Radicali Caserta, però prima facciamo andare qualche secondo di spot e dopodiché ritorniamo in diretta. Perfetto. Quindi intanto la trasmissione di Leonardo Facco ci ha fatto risalire l'audience, siamo arrivati anche a 25. Adesso 3 minuti di spottini con le scimmie e poi ritorniamo noi scimmioni. Ok.